Buongiorno, ci rivediamo, immaginate perché, per parlare del decreto legge 65, ultimo atto normativo entrato in vigore il 18 maggio, il giorno della pubblicazione alle 23, no comment. E parliamo anche della circolare ministeriale 15.350 che troverete, in allegato a questo video grazie alla perizia del buon Lorenzo, che mi sta facendo diventare ipertecnologico. Grazie ancora ad Appler per l'occasione che ci dà di sentirci, per le novità legislative appunto in materia di Covid, e entriamo subito nel merito del decreto, anche perché c'è un bel po' di cose da dire. Allora, innanzitutto la normativa che dobbiamo tenere come riferimento è la seguente: il DPCM del 2 marzo 2021, il decreto legge 52 del 22 aprile e questo decreto legge 65 del 18 maggio, che semplicemente conferma quanto stabilito dal DPCM, salvo eventuali modifiche introdotte da questo stesso decreto o dal decreto 52 precedente. Partiamo subito. Come sappiamo già, dal 26 aprile, scusate, erano cessati i vincoli, diciamo, del giallo rafforzato. Ora abbiamo tutte regioni gialle, salvo la sola Val d'Aosta, speriamo che anche questa diventi gialla quanto prima, con la conseguenza che vengono meno i divieti di spostamento tra regioni, nel senso che, essendo tutti gialli, ci si può spostare liberamente all'interno di tutti questi territori omogenei per colore. Gli spostamenti invece da o per regioni arancioni o rosse continuano ad essere soggetti, oltre ai tre motivi classici che conosciamo, lavoro, necessità e salute, diventano possibili anche con la certificazione verde, il Green Pass, che poi vedremo in fondo al video. Per quanto riguarda gli spostamenti, però, viene confermato per quanto riguarda la zona gialla, senza limiti territoriali, mentre per quella arancione solo all'interno dei comuni, dal 26 di aprile, lo sapevamo già, ma fino al 15 di giugno, la possibilità di spostarsi per andare a trovare presso un'abitazione privata parenti o amici. Aumenta però la possibilità, cioè aumenta, scusate, il numero di persone che passano da 2 a 4, più gli eventuali minori e gli eventuali disabili. Quindi dal 26 aprile al 15 giugno ci si può spostare per andare a trovare in abitazione privata amici o parenti, massimo 4 persone. Nelle zone bianche non si applicano limiti orari per gli spostamenti, quindi l'unico obbligo che rimane nelle zone bianche è quello di utilizzo della mascherina e il mantenimento della distanza. Cambiano gli orari invece significativamente, diciamo, del cosiddetto coprifuoco, perché dal 18 di maggio al 6 giugno in zona gialla gli spostamenti sono vietati dalle 23 alle 5 del giorno successivo, quindi non più dalle 22 ma dalle 23. Dal 7 di giugno al 20 di giugno si passerà dalle 24 alle 5 e dal 21 di giugno di fatto non ci saranno più limiti orari per gli spostamenti. Come era anche prima, quindi rimane confermato che le manifestazioni pubbliche sono ammesse soltanto in forma statica e nel rispetto del distanziamento. Nessuna novità anche riguardo ai luoghi di culto e alle funzioni religiose, per cui rimangono in vigore i protocolli già adottati a seguito delle varie intese con le comunità religiose. Le cerimonie pubbliche vengono ammesse, cioè restano ammesse, scusate, ma confermate in assenza di pubblico, cioè non cambia nulla di fatto. Quindi cerimonie pubbliche sì, ma in assenza di pubblico. Per cerimonie pubbliche intendo
fondamentalmente ci resta adesso il 2 giugno, okay? 25 aprile e 1 maggio sono passate. Come già previsto ancora dal decreto legge 52, i convegni e i congressi potranno ripartire dal 1 di luglio. Per quanto riguarda musei e altri istituti e luoghi della cultura, possono restare di fatto sempre aperti. Ovviamente è importante il contingentamento degli ingressi e il mantenimento della distanza di un metro tra i vari visitatori. Che cosa cambia? Fondamentalmente è introdotta una novità, che per gli istituti e i luoghi della cultura che nel 2019 abbiano avuto almeno un milione di visitatori, il sabato e i giorni festivi l'accesso sarà permesso a condizione di avere prenotato online o telefonicamente almeno con un giorno di anticipo. Quindi per tutti quei musei che hanno avuto nel 2019 più di un milione di visitatori, il sabato e la domenica o il sabato e i festivi si potrà entrare solo avendo prenotato telefonicamente un giorno prima. Stesso discorso vale per le mostre. Per quanto riguarda invece gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi, viene confermato quanto era già stato stabilito dal decreto legge 52. Quindi dal 26 aprile, in locali o in sale o in spazi all'aperto, solo con posti a sedere preassegnati, distanza interpersonale di un metro per i spettatori non conviventi, e il personale, capienza al 50% di quella autorizzata, massimo 1000 spettatori all'aperto, 500 al chiuso. Restano invece sospesi, e questo ha creato un po' di polemiche, ma insomma così è, quegli spettacoli che si devono tenuti nelle sale da ballo, nelle discoteche e nei locali assimilati, cioè le discoteche e i locali assimilati rimangono ancora chiusi. Ovviamente sono sospesi anche quegli spettacoli per i quali non è possibile il rispetto delle condizioni di sicurezza che abbiamo visto adesso, insomma. Okay? Però il problema grosso, non per me, che io le abolirei per legge, ma insomma sono le discoteche che restano ancora sospese. Per quanto riguarda centri culturali, centri sociali e ricreativi, le feste e le cerimonie, allora, dal 1 di luglio riprendono le attività dei centri culturali, di quelli sociali e quelli ricreativi, ovviamente nel rispetto di protocolli e linee guida. Io non ve lo ripeterò tutte le volte, ma consideratelo una sorta di mantra. Ogni attività che potrà riprendere o potrà continuare lo dovrà sempre fare nel rispetto di protocolli e linee guida. Non ve lo ripeto più. Ricordo che comunque nei circoli appartenenti al terzo settore era già ammessa la somministrazione. Vi ricordate, c'era stata una modifica. Dal 15 giugno sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, solito rispetto dei protocolli, con una prescrizione ulteriore, cioè che i partecipanti siano muniti del Green Pass, della certificazione verde Covid-19, vedremo poi appunto cos'è. Quali sono le cerimonie civili o religiose? Ovviamente matrimoni quindi civili o religiosi, battesimi, cresime, insomma quelle che siamo abituati a celebrare in questo periodo. Confermato quanto aveva prescritto il DL 52 riguardo alle fiere, in presenza dal 15 giugno. Per quanto riguarda le palestre, le piscine, i centri natatori, i centri benessere, diciamo così, allora, l'attività motoria all'aperto era già stata ammessa dal DPCM di marzo, con la prescrizione unica della distanza interpersonale di un metro. Dal 26 aprile erano autorizzati gli sport di squadra e di contatto senza l'utilizzo degli spogliatoi, ovviamente a rispetto delle linee guida, ok? E è venuto meno in questo caso anche il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri, perché sono stati ammessi anche gli sport di contatto, quindi evidentemente, cioè, se ci contattiamo non lo possiamo fare a 2 metri, insomma.
Viene invece anticipata al 24 maggio l'apertura delle palestre, solite linee guida, distanza in questo caso da mantenere invece di almeno 2 metri e adeguati sistemi di ricambio dell'aria che non deve essere riciclata, non ci deve essere ricircolo di aria, quindi ricambio d'aria ma senza ricircolo. Da sempre noi siamo contrari al riciclaggio, non ricicliamo l'aria. Battutaccia pessima, concedetemela. Mi sto sheldonizzando, come sanno i miei colleghi di Parma, che sto torturando con Sheldon Lee Cooper, che vi invito ad andare a vedere chi è e a guardare quella fantastica sitcom. Bene, andiamo avanti. Piscine dal 15 maggio sappiamo che erano aperte con i soliti protocolli, lo saranno dal 1° di luglio anche quelle in impianti coperti. Dal 1° di luglio sono consentite anche le attività dei centri benessere e dei centri termali. Per quanto riguarda gli eventi sportivi aperti al pubblico, questo decreto legge supera le prescrizioni precedenti che consentivano la presenza di pubblico solo per gli eventi di interesse nazionale. Non c'è più questo limite, quindi anche per eventi sportivi non di interesse nazionale è possibile lo svolgimento dal 1° giugno all'aperto e dal 1° luglio anche al chiuso. Ovviamente pubblico presente con posti a sedere preassegnati, distanza interpersonale di 1 metro anche per il personale, capienza ridotta al 25% di quella originaria, massimo 500 spettatori al chiuso, 1000 all'aperto. Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, l'evento o la competizione sportiva non si può svolgere in presenza di pubblico, quindi deve essere svolta senza pubblico. Dal 22 maggio riaprono gli impianti dei comprensori sciistici. Ovviamente non vale questo discorso per la Valle d'Aosta perché è ancora in zona arancione, speriamo che ne esca, ribadisco, presto. Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò ripartono dal 1° di luglio e sono consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti. Dal 15 giugno ripartono i parchi tematici e di divertimento, mentre le attività ludiche, ricreative ed educative sappiamo che erano già state consentite dal DPCM, quindi per questo nulla cambia. Dal 1° di luglio si riparte con i corsi di formazione pubblici e privati in presenza. Cambiano, questo è un aspetto che ci interessa molto, come controllori, gli orari di chiusura delle attività commerciali, nel senso che si adeguano ai vincoli che abbiamo visto di spostamento che dicevamo prima, quindi le 23, le 24 e poi dal 21 giugno senza limiti. La modifica importante invece che vi sottolineo è che dal 22 maggio le attività degli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e delle altre strutture ad esse assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, quindi finalmente possono riaprire anche i centri commerciali. Veniamo all'altro punto dolente, le attività dei servizi di ristorazione. Allora, dal 1° di giugno le attività svolte da qualsiasi esercizio sono consentite anche al chiuso nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, di cui all'articolo 1 del decreto, quindi seguiranno quella tempistica che abbiamo visto poco fa, 23, 24 e senza limiti. Riassumendo, dal 18, diciamo, fino al 31 di maggio si potrà fare la consumazione, quindi non solo il servizio, ma anche la consumazione solo all'aperto, al tavolo o al bancone, dalle 5 alle 23. Quindi dal 18 maggio al 31 maggio, dalle 5 alle 23. Solo all'aperto, al tavolo o al bancone.
dal 1° di giugno somministrazione anche al chiuso, al tavolo, al bancone, dalle 5 alle 23, dalle 5 alle 24, dal 7 giugno al 20 giugno, dal 21 giugno senza limiti di orario. Ripeto quello che ci eravamo già detto in un altro video, perché alcuni colleghi mi hanno detto che si sta diffondendo questa moda. Le 23 o poi le 24 sono il limite orario per gli spostamenti, cioè i clienti delle attività di somministrazione per le 23 devono essere a casa. Non serve a nulla esibire lo scontrino delle 22.58 ed essere alle 23.20 in giro dicendo ma io sto tornando a casa dal pubblico esercizio. No, alle 23 bisogna essere a casa. Ovviamente è chiaro che chi lavora all'interno dei pubblici esercizi rientrerà dopo, ma è ovviamente facoltizzato dal fatto che lo fa per motivi di lavoro. Niente di nuovo, insomma, ok? Però mi diceva qualche collega della Romagna che appunto si sta diffondendo la moda di esibire lo scontrino dicendo ma io sono stato al bar fino a 5 minuti fa e sto tornando a casa. Ciao, ci torni a casa prima, ok? Prima delle 18, anche senza tavoli, si può consumare su area pubblica o aperta al pubblico. Dopo le 18 si può consumare solo al tavolo e con asporto, senza consumo sul posto o nelle adiacenze o su area pubblica. Di fatto viene ancora vietata la movida, giustamente, perché è una delle occasioni di massimo possibilità di contagio. Rimane confermato quanto era prescritto per le mense, quindi aperte sempre anche al chiuso sia a pranzo che a cena, ci vuole la convenzione e l'elenco dei beneficiari. Già il DPCM ci diceva le strutture ricettive che sono aperte, ci diceva che sono consentiti i servizi alla persona e sono consentiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, quindi nulla cambia in materia. Veniamo alla certificazione verde Covid-19, il Green Pass. Abbiamo detto che è indispensabile, cioè non se ne può fare a meno proprio, per spostarsi da e per le regioni arancione o rosso, salvo i soliti motivi, salute, lavoro e stato di necessità, quindi diciamo che questo diventa la quarta facoltà, ok? Ha validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, quindi dalla seconda dose o dalla monodose nel caso. È rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Così abbiamo visto anche il Green Pass. Due cose al volo. La prima sulle linee guida dei protocolli. Il decreto ci dice che i protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1,14 del decreto legge 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la conferenza delle regioni e delle province autonome. Vi chiedo e mi chiedo quante ce ne siano di linee guida o protocolli approvati così. Lasciamo perdere, ok? È meglio. Veniamo alle sanzioni. Le violazioni degli articoli da 1 a 10 di questo decreto 65 sono sanzionate col solito sistema sanzionatorio che conosciamo, articolo 4 del decreto legge 19/2020, e con mantenuta ancora tutta la questione relativa alla riduzione del 30% entro 5 giorni e soprattutto la regola aurea che chi accerta incassa, come previsto dall'articolo 2,2 bis del decreto legge 33 del 2020. Io con questo ho finito, saluto tutti davvero con affetto, auguro a tutti buon lavoro e grazie ancora a Dappler per queste preziose, spero, e non troppo noiose conversazioni o momenti di incontro. Buona giornata ancora a tutti.